Terminio Motori, emozioni su strada. Viale Italia Avellino. Ad Ariano Irpino una vincita di tale portata non si era mai registrata. 2 milioni di euro con un gratta e vinci del gioco Il Regno delle Gemme da 10 euro. Sembra che a vincere sia stata una ragazza del posto. Non conferma le generalità della fortunatissima il proprietario dell'area di servizio Camporeale, Beniamino Patrevita, emozionato quasi come se la vincita l'avesse fatta lui. Increduli anche gli avventori dell'esercizio. Una grande vincita, spero che siano andate la persona che è bisognosa, che ne abbia veramente di bisogno. 2 milioni di euro sono una grande cifra, e in bocca al lupo per la persona che li ha vinti. Una signora, si dice una ragazza, sì, del posto? Sì, anche se non abbiamo ancora capito bene chi possa essere, ma questo locale comunque è frequentato da tante persone, di passaggio, del posto, una ragazza, si dice una ragazza. E ha comprato un gratta e vinci da 5, da 10 euro? Da 10 euro, il Regno delle Gemme è uno dei tanti giochi dei gratta e vinci, da 10 euro ed è stato quello fortunatissimo. C'erano già state vincite qui nel suo bar? Sì, diverse vincite di piccoli importi, e anche qualcuno un poco più grandicello di 500 euro, oltre 500 euro, però non di questa portata. Anna Pagliarulo, la titolare, non si aspettava mai questa vincita, tra l'altro dei gratta e vinci che di solito non acquistate sempre. Non solitamente, non è uno dei più vendibili nella nostra ricevitoria, però non so, mi sentivo di prenderla e l'ho fatto. Quindi la vincitrice deve ringraziare lei se ha scelto quella tipologia di gratta e vinci. In parte sì, però sono io che ringrazio lei per insomma essere stata baciata dalla fortuna nella nostra ricevitoria. Complimenti, auguri a chi li ha presi, avranno altro pensiero come spenderli. A me fa piacere, stavamo dicendo che forse potrebbe essere un abitué del locale, quindi uno della zona probabile. Beata lui o lei? Si dice una lei. Una lei. Beata lei allora. Sai, in questo periodo questa cifra è molto molto importante. Non ha molta importanza chi sia stato, secondo me è bello che sia successo e che sia successo qui.